Nonostante un cielo che ha minacciato pioggia per tutta la giornata di gara, grande successo per la 49esima edizione della Coppa Paulino Todori, evento cult per gli appassionati di motori provenienti da tutta Italia. Oltre 200 piloti sono andati in battaglia sull'emozionante e tortuosa striscia d'asfalto che dal pianoro di San Marco conduce al Colle San Giacomo, percorso da bersi tutto d'un fiato in due manche, che ha tenuto con il cuore in gola il folto pubblico presente a bordo strada. La celebre cronoscalata, organizzata dal gruppo sportivo AC di Ascoli e dall'Automobile Club Provinciale e valida per il Campionato Italiano della Montagna, la Coppa Europa, il Challenge Europeo, il Challenge delle Pulizie, il Trofeo Minicar e il Trofeo Radical, ha regalato emozioni sia nel sabato di prove ufficiali che nelle ore precedenti la partenza, con un paddock di grande livello brulicante di autovetture da favola, meccanici costantemente al lavoro, motori rombanti, curiosi e giornalisti. Siamo con Daniele Vellei, prima della partenza, al fianco di un gioiello che è uno tra i più ammirati qui al Pianoro di San Marco. Sì, diciamo è una macchina stupenda, diciamo molto bella da vedere. È la prima gara quest'anno in questa stagione automobilistica che facciamo. Prendendo una macchina nuova, no? Con sospensioni indipendenti, cambio 6 marce, compreso di autobloccante e un motore di 700 di cilindrata. La potenza, diciamo, è di circa 70-73 cavalli. Niente, il prossimo anno pensiamo di fare il trofeo in pista, un monomarca che è riservato a tutte le 500 e le 126 di classe 700. Quanta fatica e quanto lavoro ci sono dietro una macchina di questo spessore? Ricorre molti sacrifici in preparare macchine come queste, perché ad esempio come me e mio padre lavoriamo, diciamo, tutto il giorno, siamo impegnati in ditta a lavorare, ecco, quindi nei tempi, nei momenti morti, diciamo così, ci mettiamo a preparare le nostre auto e a curarle, quindi la sera dopo cena, tante nottate, tanti sacrifici, ecco, e il risultato è queste belle macchine. Alessandro Gabrielli, a pochi minuti dalla partenza della prima manche, le sensazioni, gli obiettivi per oggi. Allora, innanzitutto siamo noi qui a fare un test perché questa macchina qui la useremo poi per che sarebbe la RS4. La useremo per il campionato Superstar dove già l'Audi è impegnata in più forze e dalla gara del Mugello entrerò anch'io a far parte del team Superstar. Allora, io siccome non avevo mai guidata l'Audi RS4 mi hanno offerto di provarla nella gara di casa dove io ormai sono alla 19esima edizione che partecipo e niente, aspettative, la macchina sicuramente non è adatta per questo tipo di gare, di specialità, però è sicuramente una macchina che farà molta 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 scena, molto. È sicuramente è Spettacolo. spettacolo, sì, e il pubblico sicuramente rimarrà soddisfatto e poi come al solito darò il massimo perché non solo perché come al solito, ma perché è la gara di casa. La tua è una vita esclusivamente dedicata ai motori e alle corse, una passione che ti fa pulsare il cuore. Ma sicuramente sì, cioè, io sono nato nella ditta di famiglia dove mio padre era un carrozziere qui in città, molto conosciuto, e poi io ho seguito anche nella ditta di famiglia questa cosa, questa passione dei motori e quindi sono vissuto nelle macchine. Poi all'età di 14 anni ho iniziato con i kart e poi pian piano nel 90, non mi, 90, 91 lo ricordo bene, ho fatto proprio l'esordio qui ad Ascoli nella cronoscalata con le auto. Ora, diciamo, ecco, dopo tutti questi anni ho fatto tanti tipi di specialità, ho fatto il Mondiale Rally, ho fatto il Super Turismo in pista, ho fatto campionati italiani, europeo salita ed ora, dopo tanti anni, ho coronato un sogno di essere con una squadra ufficiale, un pilota ufficiale dell'Audi Sport Italia e poter seguire ufficialmente dei programmi direttamente da una casa automobilistica. We'll be right back.
Gabriella Pedroni, dal Trentino, una giornata importante per te, rappresenti l'orgoglio femminile qui alla Coppa Pollino Tudori. Beh sì, è sempre importante perché non solo rappresento l'orgoglio femminile, ma perché mi piace comunque combattere contro anche gli uomini, anche perché questo sport fa sì che le donne possano essere competitive come gli uomini. Le caratteristiche del tuo mezzo? È una 2000 turbo, quattro ruote motrici, corro in N 3000 e spero di fare un podio. Pierluigi Terrani, nonostante l'esperienza non manca, i minuti prima della partenza sono sempre particolari. Terribili, questi appena messa la tuta, aspettare la partenza è terribile, veramente terribile. Poi quando si sta dentro la macchina, a due o tre macchine dalla partenza no, ma adesso è veramente un momento particolare. Che ti aspetti per oggi e le caratteristiche della tua macchina? Dunque, partiamo dalla macchina. La mia macchina è una macchina gruppo N, una preparazione diciamo leggera se vogliamo, anche se leggera non è, c'ha più o meno 220-230 cavalli a 8800 giri circa. La velocità più alta si raggiunge all'arrivo a circa 165-170 km/h e l'ultima curva è bellissima, molto impegnativa, ma senz'altro bella da fare, tanta adrenalina. Io ieri non sono andato bene, non sono stato contento del mio tempo, vediamo di migliorare. Thank you.
È stato ancora una volta Simone Fagioli a mettere tutti in fila ad aggiudicarsi l'ambito trofeo. Sesta affermazione per il trentenne pilota toscano, che ha dominato sia prima che seconda manche a bordo della sua magnifica Osella FA 30 Zetec, con il tempo complessivo di 4 minuti 27 secondi e 36 centesimi. Fagioli, già campione europeo e leader indiscusso del campionato italiano, ha sfiorato il suo record del tracciato nel secondo run con uno strabiliante 2:12.92, nonostante un asfalto a basse temperature e poco gommato. Simone Fagioli è stato un trionfo anche quest'anno, dominio nella prima e nella seconda manche. Sì, è stata una bella vittoria, sono molto felice, anche se abbiamo un po' avuto da lavorare sull'auto, sull'assetto, perché erano delle condizioni molto fredde, abbiamo rischiato la pioggia, il meteo ci ha voluto bene, però ci ha fatto correre sull'asciutto entrambe le manche, quindi è andata benissimo così. Non siamo riusciti a abbassare il record, purtroppo per colpa del meteo, vedremo l'anno prossimo. Ormai ti faranno un monumento qui al Pianoro di San Marco. Speriamo di continuare così, ma non è così facile come sembra. Bisogna cercare di non scendere mai, non calare mai il ritmo, di stare sempre a passo con i tempi, perché la concorrenza c'è e si muove bene. I tuoi prossimi impegni, le tue prossime gare? Ma saremo al campionato italiano europeo a Trento Bondone, poi Rieti e poi in Slovacchia. Bocca al lupo, complimenti. Grazie. Alle spalle del fuoriclasse toscano, staccato di 7:03, si è piazzato Michele Camarlinghi su Osella PA 30 Zetec, mentre il terzo gradino del podio, con un distacco di 13:87, è andato a pannaggio dell'esperto pistoiese Franco Cinelli sull'Ola T9950 Zetec. Tra le Gran Turismo, terza affermazione tricolore di Leo Isolani, a bordo di una fiammante Ferrari 575 GTC, con il veneto Antonio Forato secondo sulla Lamborghini Gallardo e sempre primo nella graduatoria generale di gruppo. Il bolognese Fulvio Giuliani si è aggiudicato la gara della E1 Italia con la Lancia Delta Evo, mentre il frusinate Carlo Vellucci si è imposto nella gruppo E1 Internazionale con la BMW M3 E36 della Paragon. Tra le Mitsubishi Lancer il trentino Maurizio Pioner è giunto primo del gruppo A, bene anche l'abruzzese Roberto Chiavaroli che ha festeggiato il successo nel gruppo M. Giornata no per Omar Magliona, costretto ad alzare bandiera bianca dopo poche curve nella prima manche per un botto che ha messo KO la sua Osella PA21S Honda, ma che fortunatamente non ha recato conseguenze né al pilota né agli appassionati lungo il percorso. La Coppa Polino Todori numero 49 va in archivio con ottimi riscontri tecnici e la soddisfazione degli organizzatori, già al lavoro per preparare a puntino la prossima edizione del cinquantenario, un appuntamento che si prospetta scoppiettante e denso di novità. Oh,